Ciao ragazze, allora, intanto scusate le mollettine, ma le metto perché altrimenti io, i capelli mi vanno davanti agli occhi, io farò tutto il tempo così, siccome non mi sopporto neanche io quando mi riguardo, fare ogni volta che ho giusto i capelli, come non mi sopporto quando mi strofino il naso, ma non so perché è una cosa istintiva. Comunque, questo è il video dei prodotti top del 2011 per quanto riguarda il make-up. Questa cosa l'avevo fatta l'anno scorso nel forum di Clio, vi lascerò il link giù, così potete vedere quali erano i miei prodotti preferiti dell'anno scorso. Devo dire che molti sono rimasti gli stessi, più o meno. E niente, sono fatta la lista, poi magari ve la copio anche giù nel box informazioni, così chi vuole può rispondere allo stesso modo. Ero indecisa sulla modalità di questo video. Alla fine ho preferito rispettare quella del forum, diciamo, della lista di ogni prodotto per categoria. Di molti di questi prodotti vi ho già parlato in qualche modo, però insomma può essere carino racchiuderli tutti in un unico video. Allora, cominciamo con il fondotinta. In realtà, vabbè, fondotinta crema colorato, quello che è. In realtà quest'anno c'è stato l'avvento delle BB Cream, siccome per me è un prodotto assolutamente innovativo, allora ho deciso di inserire una di queste, approfitto così anche per parlarvene 2 minuti. Questa è la Misha Perfect Cover che ho preso, comprato dal sito bbcreamshop.eu, che è un sito olandese, non c'è rischio dogana, eccetera, eccetera. Questa delle varie che ho provato, e di cui magari vi parlerò poi singolarmente successivamente, è la mia preferita. Molte si chiederanno: ma che cos'è? Una crema colorata, un fondotinta? No, non è niente di tutto ciò. È difficile da spiegare perché i motivi per cui mi piace quali sono? Sicuramente la stesura, perché si applica come una crema praticamente, quindi in 2 secondi non mi lascia quella sensazione fastidiosa per cui io, per esempio, odio applicare il fondotinta con le mani. Però uniforma perfettamente, non copre chissà cosa, però è abbastanza coprente. L'altra che ho, una delle altre che ho, che è quella della Etude House, è più coprente di questa, però quella si vede, mentre questa lascia un effetto naturalissimo che io adoro. Ha un SPF 42, cioè altissimo, cosa che può far pensare magari che possa risultare pesante, invece assolutamente no. È una cosa stranissima, ma è così. Il colore è il numero 23, esistendo le colorazioni 21 e 23. Con questo mi sono trovata benissimo. L'inci è in giapponese, per cui è specchiato. Vabbè, si sa, non sono dei prodotti eco bio assolutamente. Però non mi ha causato nessun problema. A me alcuni fondotinta, come quello di Deborah, l'ultimo uscito, il Comfort Matte, mi fa uscire subito dei brufoli, se hanno degli ingredienti particolarmente comedogeni o schifezze varie. Con questo non mi è successo. Quindi per me è stato sicuramente il prodotto innovativo dell'anno e mi è piaciuto tantissimo. Poi, illuminante. Questo non è cambiato rispetto all'anno scorso, è sempre il Soft and Gentle di MAC, che io uso tantissimo. Infatti la conca non c'è più, è un prodotto bombato. Non lo uso sempre, però lo uso molto spesso. È un illuminante bellissimo, soprattutto per la sera. Figo, figo, figo. Dura tantissimo. Cioè, è uno di quei pochi che non svanisce nel nulla. Poi, correttore. Questo è stata una rivelazione di quest'anno, che utilizzo già da un buon mesetto e mezzo circa. Ed è l'anti-age di... Il cancelletta di... Instant Anti-Age, cancelletta di Maybelline. Io spero di farmi vedere poi in un video, magari con la videocamera, se un giorno succederà, come agisce questo correttore. Mi piace per 2 motivi. Intanto l'applicatore, perché è proprio comodo da applicare. Il colore che ho preso io è il nude. Devo dire la verità, l'ho preso un po' a culo, perché non so, era soltanto in 2 colorazioni, ma devo dire che questa è riuscita bene. Mi piace tantissimo per uniformare i bordi delle labbra, quindi anche per appunto la semplicità di applicazione. Secondo me, nelle mie esigenze, è abbastanza coprente. Lo trovo ideale soprattutto da applicare sopra un correttore colorato. Per esempio, stamattina avevo un po' di ombre di occhiaia, leggera occhiaia ce l'avevo.
scusate, ho fatto già degli swatches per dopo. Ho applicato prima un correttore rosato, quello in stick in appena della Sleek, che è molto rosato, quindi diciamo che da solo non si può utilizzare perché si vedrebbe troppo lo stacco di colore. Questo per camuffarlo insieme al resto, con il resto del viso è fantastico. Mi sta piacendo veramente tanto. Io tra l'altro l'ho pagato pochissimo da OVS perché con lo sconto mi è venuto a costare tipo 5,90€, una cosa del genere. Ottimo, fantastico. Cipria. Come non citare lei? Assolutamente una cipria meravigliosa, cioè veramente non è la miglior cipria che abbia mai provato. Dimostrazione ne è che, ma è incredibile, ma vero, la sto per finire, cioè veramente. Infatti la sto centellinando, per il momento sono passata da altre ciprie per cercare di smaltire le altre. Io questa l'ho pagata 22 sterline, se non ricordo male, sì, su lookfantastic.com, perché nelle mie Sephora di fiducia, non c'è lo stand della Too Faced purtroppo. Ah, non l'ho detto, è la Primed and Poreless di Too Faced. Nasconde i pori dilatati in una maniera allucinante. Io nel blog avevo fatto la recensione dettagliata con tanto di foto sul prima e dopo. In quel modo potete rendervi conto di come funziona questa cipria. E l'inci è totalmente verde. Poi, primer occhi, che vi presento in questo vasettino, che è il primer potion in Sin. L'anno scorso avevo scelto quella versione Eden, invece devo dire che questa hanno rivalutato tantissimo questo qui. All'inizio a me andavo un po' nelle pieghette, forse perché ne applicavo troppo, perché volevo che si vedesse l'effetto shimmer. In realtà ho imparato a dosarlo bene, è impeccabile, bellissimo, fa risaltare tantissimo il colore degli ombretti. Adesso è da un po' che io l'ho travasato qui, devo dire che non si è ancora seccato, magari adesso lo richiudo, così non agevoliamo la cosa. Stavo dicendo, ce l'ho da 2 anni ormai, sì, praticamente, l'ho tagliato, l'ho depottato e ne è uscita una quantità immensa, cioè penso che non finirà mai questo primer. Quindi quest'anno ho rivalutato tantissimo questo, ed è quello che ho usato di più in assoluto. Mascara, io vi faccio vedere questo, però in realtà io mi riferisco a quello nero, ed è lo Smoky Lash di Make Up For Ever. Vi dico, questo marrone non mi sta piacendo, sinceramente, non so il perché, ma è come se fosse già quasi secco. No, in realtà non è secco, però non lo so perché, non ha lo stesso effetto di quello nero, secondo me. Quello nero è stato il mascara in assoluto che ho preferito quest'anno. Però mi è durato poco perché l'ho acquistato a marzo e già a luglio praticamente puzzava, quindi non poteva più essere utilizzato. Però in assoluto il mio mascara preferito, il mascara che in 2 secondi mi faceva delle ciglia meravigliose. Questo non è così, purtroppo. Poi mascara, poi blush. Il mio blush in assoluto preferito è questo di Sleek, che è lo Scandalous. E ho scelto questo tra i 3 che ho, nonostante mi piacciono da morire tutti e 3. Difetto, l'apertura. E ci ho dato un'occhiata. Questo qua, il rosso, è un mascara eccezionale. Tra l'altro l'ho usato tantissimo, ma è praticamente ancora intatto. Sembra mai utilizzato, sembra nuovo. Io l'ho preso su eBay da un venditore che si chiama Vanity Palace. Consigliatissimo, soprattutto se volete acquistare solo un prodotto, perché magari se dovete... Io mi sono trovata benissimo anche con Madame Cosmetics come sito online dove acquistare Sleek, però ci sono le spese di spedizione, quindi magari se dovete prendere più cose va bene. Per un prodotto solo vi consiglio eBay, perché con 5 euro mi pare circa, con tutta la spedizione, riuscite ad acquistare anche solo il blush. Durata fantastica, pigmentazione assurda. Cioè, al contrario di quanto si possa pensare, vi assicuro che questo blush è portabilissimo. Sta bene con qualsiasi trucco perché non è né troppo freddo né troppo caldo. Bellissimo blush, assolutamente il mio preferito di quest'anno. Bronzer ripetitivo, penso che sia uguale a quello dell'anno scorso, ed è Hoola di Benefit. Per quanto io non usi spesso il bronzer, però per esempio oggi un leggero contouring con questo l'ho fatto. Il colore è perfetto per tutte, penso, perché è difficile sbagliare con questo, è difficile cedere con questo colore qua. Quindi costicchia, perché costa sui 30 euro, 32 euro, l'ho preso però un sacco di tempo fa, con un piccolo sconto.
Tra l'altro, rispetto ai ingredienti che di solito ha Benefit negli ingredienti, negli inci, questo non è così malvagio perché ha un silicone, ma in fondo ha oltre metà dell'inci. Vabbè, dico per un bronzer che si usa poco, non mi interessa più di tanto. Hoola di Benefit. Poi, rossetto. Come già potrete immaginare, in assoluto questo di NYX, che è il Doll. Vi ho già fatto vedere in un altro video. Ma in generale tutti questi rossetti sono ottimi. Io ne avevo sentito parlare benissimo, però mi ostinavo a non volerli provare, non so perché. Per il prezzo che hanno, io l'ho preso, come ho già detto in un video precedente, da busyshop.nl. In un video precedente trovate anche il link al blog dove spiego come ordinare da questo sito fantastico, che ha i prezzi di NYX più bassi secondo me in Europa. Vabbè, colore stupendo, durata eccezionale, ai limiti dell'impossibile. Doll di NYX, in assoluto il mio rossetto preferito. Tinta per labbra, per me questa è una novità, nel senso che io ho provato altre tinte per labbra, ci ho rinunciato in partenza perché mi davano problemi. Non mi si infilavano nelle pieghette delle labbra, una schifezza assoluta. Questa è stata una scoperta, sono i Lip for Kiss di Paula P Makeup. Io più in là poi vi farò dei video dettagliati su questi prodotti. Questo qua in assoluto è il mio preferito ed è il numero 3 ed è questo qui. Guardate che colore assurdo. Cioè, di solito le tinte per labbra sono abbastanza liquidine. Questa in particolare è quella più pigmentata, le altre sono leggermente più liquide, ma sono modulabili. Questa, vabbè, ovviamente è indelebile, infatti adesso io mi chiedo come dovrò toglierlo. Però è per farvi vedere la pigmentazione, il colore è questo che vedete qui, mentre sulle labbra l'altra volta nel video si vedeva più tendente al rosso, in realtà il colore è questo. Meraviglioso, io me ne sono innamorata. E niente, me ne parlerò anche perché per ordinarle, per acquistarle bisogna andare sul loro sito di Paola P Makeup. Vi lascerò, spero di non scordarmi il link nel box informazioni e non conosco il prezzo. Ho chiesto i prezzi via email, aspetto che mi rispondano. Purtroppo non vi so dire il prezzo per il momento. Poi, tinta per labbra, gloss. Per i gloss io non cambio idea, rimango dell'idea che gli Extra Volume Lip Gloss di Kiko rimangono i miei preferiti in assoluto. Questo, come vedete, è quasi finito ed è il numero 1, se non ricordo male. Sì, era quello più chiaro. Non sono di quei gloss che pizzicano perché gonfiano le labbra. Secondo me l'effetto volume è dato più che altro da un'illusione ottica, perché danno un effetto pieno alle labbra, senza pieghette, senza nulla. A me personalmente questi sono piaciuti tantissimo perché mi durano tanto sulle labbra, perché sono confortevolissimi, non sono appiccicosi, quindi rimangono in assoluto i miei preferiti. Poi, ombretto in polvere o in polvere compatta si intende, in assoluto questi di Catrice, in particolare questo che è stato la rivelazione perché è il dupe perfetto di Club di MAC, e il colore è quello che vedete effettivamente. Ma anche questo qua io lo amo alla follia. Allora, questo qui è il 410 Chic Monk Meleon, tanto non si vede, e questo è il 190 Petrol Keeps Me Running. Questi ombretti sono dire eccezionali e dire poco. Durata, in pigmentazione, in colore, in tutto, fantastici. Poi, ombretti in crema, ovviamente, quelli nuovi di Essence, gli Stay All Day, in particolare questo colore che è il numero 3 Steal the Show, che come vedete ho usato parecchio. Mi piacciono tantissimo, durano tantissimo, il colore è bellissimo, assolutamente. Correamo, che altrimenti dura 2 ore. Palette, troppo scontata. L'anno scorso non l'ho inserita nei preferiti perché la possedevo da poco, ma in assoluto la protagonista di quest'anno è la Naked. Come vedete è bella consumata perché adesso ho da un bel po' di tempo. Mi sono già pronunciata in un video precedente, quindi non mi dilungo. È una palette eccezionale che vale 40 euro e vale anche più di 40 euro a mio avviso. Pigmento, è stato difficile scegliere, devo dire la verità, perché non li uso spessissimo, sinceramente, ma in assoluto quello che mi piace di più è questo, ed è Old Gold di MAC. Scusate, perché è un colore pazzesco, secondo me.
è quest'ora antico, è esattamente quello che vedete qui. Risalta sugli occhi da una luce allucinante, scusate il gioco di parole, ed è questo qua. Pigmento allucinante. In generale i pigmenti di MAC sono i miei preferiti, come non potrebbero. Ora me lo devo togliere su dalla mano. Non rende. Sì, eccolo. Bellissimo. Bellissimo. Pennello occhi. Assolutamente 2,17 di MAC. Cioè, non esiste trucco in cui io non utilizzi questo pennello. Adesso lo vedete sporco, ovviamente, perché l'ho utilizzato. È il pennello, secondo me, che non può mancare. Cioè, potete prendere qualsiasi altro pennello in giro di Zoeva, è molto simile, ma non è uguale. La resa, la facilità, cioè, questo qui, secondo me, insegna a truccare a qualsiasi persona. Cioè, vi sfuma alla grande. L'anno scorso avevo scelto come pennello occhi il 224, sempre di MAC, che rimane tra i miei preferiti perché quello veramente vi salva ogni trucco. Se avete difficoltà, avete visto troppo colore, ve lo sfuma. Però in effetti questo secondo me è veramente indispensabile. Come pennello viso invece scelgo assolutamente questo, che è il Multitask Brush di Real Techniques, perché è stato praticamente, da quando lo possiedo utilizzo soltanto questo. Per la cipria, a volte anche per il bronzer, perché me lo sfuma benissimo. È il mio preferito. Non ha perso un pelo in croce da quando ce l'ho. Niente, bellissimo. Poi, eyeliner non so scegliere tra questi tre, perché sono in assoluto, da quando ce li ho. Allora, da quando ho provato il primo, poi ne ho presi altri due, nonostante costino la bellezza di 20 euro a testa. Sono i Super Sleek Liquid Eyeliner e io ho questi tre colori, che sono il grigio che si chiama Marked for Glamour, il marrone che si chiama The Fiancé di Fly e il blu che si chiama Signature Blue. Fantastici, hanno l'applicatore classico col pennellino quello rigido, questo qui, colore pieno. Facilissimo da applicare, durata eccezionale, facilità di rimozione, cosa che non è assolutamente scontata. Cioè, non va di pari passo con la durata di solito questa cosa, quindi assolutamente i miei preferiti e penso che allungherò la mia collezione quando ne avrò la possibilità. Infine, cosa è rimasto? Matita occhi e matita labbra. Come matita occhi ho scelto questa, che diventa sempre più piccola, che è la K29, come direbbe Blue Beam, no, è la Emerald Green, che in realtà è turchese, di Double J Con, Wicon, che ho visto ultimamente dal sito, si stanno espandendo in altre città d'Italia, quindi se andate nel loro sito trovate i vari punti vendita, quelli che stanno aprendo. Ah, gli swatches degli eyeliner sono questi tre, sono bellissimi, cioè mi fanno impazzire, lucentezza, guardate, oggi ho quello blu, di cui mi sono pentita, insomma. Questo trucco che il mio ragazzo definirebbe a pappaiardo. Questa è la mia matita preferita in assoluto perché è un colore spettacolare. Scrive all'interno dell'occhio in una maniera assurda, durata eccezionale, me l'avete visto usare un sacco di volte, insomma, ne ho già parlato. Matita mia occhi preferita. Matita labbra, io in realtà non uso matite labbra perché non mi piace, sinceramente. Se un rossetto è buono. Fondamentalmente preferisco usare una matita contorno labbra. Lo utilizzo una trasparente, il Definer D-Liner di Benefit, per esempio. Oppure più spesso utilizzo questa, che in realtà è una matita multiuso. Ed è la Chromagraphic Pencil Crayon Multi-Usage, infatti. Ed è il colore NQ25 NC30 di MAC, che è color carne. Ne esiste anche una variante più chiara. Questa è ottima da usare anche dentro la rima interna dell'occhio, motivo per il quale io l'avevo acquistata, però in realtà non mi sta bene, io con la matita chiara dentro la rima interna dell'occhio non mi ci vedo. Ma per il contorno labbra è perfetto, dura abbastanza, io poi la sfumo un pochino ed è fantastica. E basta, con i prodotti di make-up ho finito, spero di fare oggi in giornata stessa anche quelli, anche quello con i prodotti cura del viso, capelli, occhi e sì, e occhi. E corpo. Per il momento vi lascio e vi lascio al prossimo video. Ciao!